Brunello Rose, CEO Rose Rubini Associates. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie. Innanzitutto andiamo a vedere velocemente i dati che abbiamo visto oggi. Questo è naturalmente il numero per quanto concerne le richieste iniziali su SIS, occupazione decisamente al di sotto rispetto al dato precedente, ma anche al di sotto delle stime. Vorrei appunto capire quali potrebbero essere i comportamenti della Fed nella riunione di novembre, secondo voi? Ma la Fed chiaramente ha già annunciato in parte cosa intende fare, già a partire dai tempi del discorso di Powell a Jackson Hole, per cui diciamo che il percorso è già abbastanza tracciato. Tra l'altro nella riunione di settembre furono abbastanza espliciti nel dire che il tapering stava per arrivare, quindi le minute hanno solo aggiunto delle novità in termini forse di timing, che sono state probabilmente un pochino più aggressive di quanto ci sarebbe potuto aspettare, innanzitutto perché aver menzionato già metà novembre era un pochino nella parte hawkish, diciamo, del consenso degli analisti che si aspettavano più un dicembre rispetto a novembre, secondo perché poi esistevano almeno un paio di versioni di questa riduzione degli acquisti di 15 miliardi al mese, scusate, 15 miliardi che potevano essere o al mese come dichiarato nelle minutes, oppure o a meeting, considerando che non si tengono meeting tutti i mesi ma ogni circa 6 settimane, quindi 15 miliardi al mese è più aggressivo di 15 miliardi a meeting, che sembrava un pochino più realistico e in linea anche con quanto la Fed aveva effettuato nella scorsa edizione del tapering dopo la Global Financial Crisis. Quindi ripeto, un pochino più aggressivo di quanto ci si aspettava, in parte confermato se vogliamo dai dati di oggi, migliore delle attese rispetto alle richieste di sussidio, però non ci scordiamo che c'è stato anche un employment report la scorsa settimana, un po' che era un mix bag, come si dice, un po' messaggi misti, un numero headline abbastanza basso, sotto i 300.000, però un unemployment rate che era sceso sotto il 5%. Quindi chiaramente la Fed deve guardare alla pluralità di indicatori che ha di fronte, di inflazione e di employment, per valutare se sono realmente pronti a partire con il tapering a metà novembre o aspetteranno invece dicembre. E dunque però rimane, anzi resta il nodo dell'inflazione. Abbiamo visto ieri i numeri, anche se non era l'indicatore preferito della Federal Reserve, questo è chiaro, però si tratta comunque di un'inflazione che inizia ad assomigliare a un'inflazione un po' più strutturale, cioè con un rialzo degli stipendi, con una mancanza della forza del lavoro per quanto concerne in particolar modo il settore dei servizi. Quindi come si trova, come dire, un equilibrio in questa situazione così anomala, una crescita rivista al ribasso anche dallo stesso Fondo Monetario Internazionale, l'abbiamo visto proprio ieri, anzi l'altro ieri, per quanto concerne gli Stati Uniti, addirittura credo quasi di un punto percentuale per quanto concerne il PIL del 2021, e dunque c'è questo rischio di togliere la politica monetaria accomodante a partire dai rialzi dei tassi di interesse in anticipo, e quali sono poi le conseguenze che potrebbero manifestarsi? Sì, tra l'altro la Fed stessa nei SEP, nel Summary of Economic Projections di settembre, aveva fatto la stessa cosa, aveva rivisto ribasso le stime di crescita e rialzo le stime di inflazione, mettendosi un po' nel conundrum stagflattivo, diciamo così, che le banche centrali non favoriscono, perché chiaramente la risposta di politica monetaria è molto più complicata, perché diciamo, le indicazioni vanno in direzione opposta, quindi deve un po' trovare un equilibrio tra non strozzare la ripresa nonostante il rallentamento, ma non lasciare correre l'inflazione più del necessario, in particolare rassicurare i mercati che sono pronti a intervenire. Allora, generalmente ci sono una serie di strumenti, compresi quelli comunicativi, non c'è bisogno necessariamente di agire per ottenere gli effetti voluti.
basta anche minacciare di agire. In questo senso le minutes vanno un po' in quella direzione, la press conference tende sempre a essere un po' più rassicurante, le minutes sono sempre un pochino più aggressive. D'altra parte l'effetto poi sul tasso, soprattutto sul tasso a breve, il 2 anni è cresciuto moltissimo negli ultimi mesi, quindi in questo senso, anche senza aver fatto niente in termini di politica monetaria, l'effetto però poi è già stato raggiunto in termini di tassi. Il motivo per cui si viene ad enunciare un tapering così accelerato, addirittura 15 miliardi al mese da finire entro giugno, massimo luglio 2022, è perché c'è una quantità di FOMC members che ritengono che si debba iniziare a alzare i tassi a fine 2022 ed è del tutto evidente che dovendo mettere un qualche periodo di pausa tra la fine del tapering e l'inizio del rialzo dei tassi, che se si vuole iniziare a rialzare i tassi, mettiamo anche a dicembre 2022, bisogna aver finito gli acquisti intorno alla metà del 2022, quindi ecco perché si viene a denunciare un passo del tapering così accelerato. Tuttavia, anche un inizio rialzo dei tassi al 2022 è anche esso stesso una misura, a mio avviso, un pochino aggressiva rispetto probabilmente alle esigenze della Banca Centrale. Però ripeto, inflazione sopra il 5%, più del doppio del target. La Fed ha dichiarato che può avere una tolleranza, ma questa tolleranza non può essere infinita, scusate, prima che poi il mercato pensi che la Fed è troppo tollerante rispetto all'inflazione e poi agisca di conseguenza. Quindi in qualche modo la Fed deve dare segnali che è pronta ad agire con una certa incisività per assicurare i mercati che non ha smesso di guardare l'inflazione come uno degli obiettivi primari della sua azione di policy. Allora, dunque, ultimissima domanda invece sul lato dell'inflazione, sul lato della crescita. Inizia ad essere valido il discorso della stagflazione? Inizia a far paura o meno? Ma noi ne abbiamo parlato ormai da settimane, se non mesi. Il mio business partner Nuri Rubini ne ha scritto abbondantemente su vari organi di stampa. Quindi un timore stagflazionistico in parte può esserci, però questo in qualche misura è il tipico effetto degli shock dal lato dell'offerta. Perché quando tu hai uno shock dal lato dell'offerta tendi ad avere minore produzione e prezzi più alti. Pensiamo per esempio all'oil shock, lo shock petroliferi degli anni 70. Poi tipicamente vengono in parte riassorbiti. Quello che però rileva quando si parla di stagflazione è il medio termine. Nel medio termine si rischia di avere una crescita più bassa, per esempio, per via della necessità di ripagare i debiti fatti con la pandemia, il consolidamento fiscale, inflazione più alta non solo perché ci sono supply bottlenecks che in qualche misura possono essere anche risolte nel breve, ma perché si va incontro a una maggiore deglobalizzazione, una riduzione, frammentazione delle catene di valore globale che faranno aumentare i prezzi delle materie prime e altri, anche dei prodotti manufatti nel medio periodo, insieme all'incremento dei salari minimi, insieme a una più equa redistribuzione primaria del reddito tra lavoro e capitale. Quindi tutti questi fattori tendono a indicare un periodo di maggiore inflazione, magari associato anche a più bassa crescita, come dicevo prima, e questi sono fattori che trainerebbero una potenziale stagflazione di medio periodo. Ultimissima domanda, anzi un commento per quanto concerne la stagione delle trimestrali degli Stati Uniti che è già incominciata da ieri. Naturalmente i grandi protagonisti sono le banche. Volevo semplicemente ribadire per i nostri telespettatori velocemente, poi nei prossimi blocchi entreremo nel dettaglio per quanto concerne i numeri, però Morgan Stanley, Wells Fargo e Bank of America strabattono le stime, cioè nemmeno battono le stime, strabattono le stime degli analisti per quanto concerne i profitti trimestrali, i profitti del terzo
terzo trimestre, questo un pochettino anche perché hanno lasciato alcuni fondi che avevano accantonato in precedenza per i cosiddetti bad loans, che chiamiamo in Italia non performing loans, i cosiddetti NPL, però volevo capire, sono troppo basse le stime o semplicemente la performance fondamentale a questo punto legata al balance sheet delle banche è troppo forte? Troppo forte non lo è mai, potremmo dire molto forte senz'altro, in parte anche perché ovviamente la politica monetaria accomodante comunque aiuta sempre tutti e in primo luogo le banche, ci sono molte facility di credit easing, come si dice, di cui le banche si avvantaggiano ovviamente di qua e di là dall'oceano, ma anche in Cina e in altri paesi. Ogni banca ha avuto, di quelle che lei ha citato, anche i suoi motivi idiosincratici di successo, quale può essere l'M&A in alcuni casi, altri di più alto income da differenziale di tassi di interessi e così via. Però è del tutto evidente che la parte del leone in questa sorpresa viene dal rilascio dei fondi accantonati inizialmente per far fronte agli NPLs, ai bad loans che si mettevano in pancia le banche, si pensa con la pandemia. La ripresa economica evidentemente permette di andare a riguardare questi bad loans con un occhio un pochino più diverso, un pochino meno severo, e quindi tutti gli accantonamenti a riserva fatti per affrontare questi bad loans non sono ritenuti così necessari. Detto questo, poi bisogna sempre sentire l'altra parte, l'altra campana, l'ha citato prima lei, Andrea Enria, che diceva attenzione che le banche sono state anche un po' troppo ottimiste nella loro stima dei bad loans, loro ritengono che siano tutti fenomeni transitori che con la ripresa economica passeranno, ma in realtà alcuni di essi potrebbero rivelarsi strutturali e le banche potrebbero ritrovarsi con compagnie fallite, non solo illiquide. Quindi, appunto, grande attenzione a non abbassare la guardia, tenere alte le riserve e gli accantonamenti, i rischi, e quindi andare avanti così. Negli Stati Uniti, ovviamente, che le stagioni della trimestrale sono sempre molto indicative, c'è una forte pressione sul management per performare e quindi ovviamente c'è un incentivo ancora più forte a rilasciare un po' di questi fondi accantonati. In Europa c'è ancora un po' più di prudenza. Assolutamente sì, è un po' difficile paragonare la performance delle banche europee a quelle americane. Grazie mille Brunello Rosa, CEO Rosa Rubini Associates, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e alla prossima occasione. Grazie a voi, arrivederci alla prossima.